Cosa la spinge a fare tutto questo? Definisce un artista o un vandalo? Entrambi? A casa mia questo è vandalismo. Imbrattamento di beni pubblici e o privati. Nel corso della storia, l'arte è sempre stata valorizzata e commissionata dal potere. Oggi quella che lei chiama nuova forma d'arte pare che non sia stata accettata. Lei continua a muoversi nell'ombra. Perché? Chi è Mano Invisible? Che messaggio vuole lanciare alle masse?
Riguardo all'indagine a suo carico, pare che lei sia stato incolpato del reato di imbrattamento, articolo 639 del codice penale. Cosa da dire a riguardo? Invisible. I supereroi non esistono. Lei, il 5 aprile 2016, è stato prosciolto dalla Corte di Cassazione per mancanza di reato. E non solo. In primo e secondo grado, a Milano, è stato riconosciuto un valore artistico a questo suo modo di lavorare. Mi tolga una curiosità. Su quali basi logiche il suo collega e avvocato Frode è riuscito a farla sola? Una risposta a tutte le domande. Continua a perseverare, mano invisibile.